Ciao ragazzi, qui è Marchettino e oggi direi che mi trovo nel mio habitat naturale. Piste innevate per fare i traversi e dietro di me tanti cavalli teutonici. Oggi mi trovo a Livigno e sono salito fin qui con questa splendida GLC 63 SMG che è letteralmente nuova di pacca, l'ho ritirata che aveva 600 km e sono salito qui fino ad alta quota, la mia prima volta qui e sono qui insieme a Mercedes. Qui vedete le protagoniste del video di oggi, la nuova E53 MG Coupé, la nuova GTS Berlina anteprima nazionale e la CLA 45 MG. Come vi ho accennato nell'intro del video, oggi mi trovo qui in questa pista innevata perché parteciperò alla Mercedes Driving Academy, che significa che penso proprio che ci divertiremo tanto a fare un po' di controsterzi sulla neve. Io ragazzi non vedo l'ora di salire su una di queste macchine, non solo perché non vedo l'ora di fare un po' di traversi, ma anche perché qui fa un freddo pazzesco, meno 11, ma pensavo peggio perché fino a ieri qui faceva ben meno 18, comunque se mi sto congelando. Questa macchina è semplicemente un'astronave. Il colore è blu opaco e stupenda, ma questa è una macchina dai numeri incredibili. Stiamo parlando di una berlina da ben 639 cavalli e 900 newton metro di coppia scaricate sulla trazione integrale, che però inserendo la modalità drift diventa completamente posteriore. Ebbene sì, io non vedo l'ora dopo di guidarla qui. Io comunque sono partito subito in quarta per vedere la GT63S, però questo è un prodotto molto interessante, la nuova E53 Coupé, perché ha un motore 3000 V6 ibrido che sviluppa 435 cavalli. Queste che vedete sono tutte le macchine che utilizzeremo sulla neve. Qui abbiamo la nuova CLA 45 MG che sviluppa 381 cavalli. Comunque qui abbiamo tutte cavallerie di rispetto. Durante la giornata faremo tanti esercizi qui sulla neve per imparare, ovviamente affiancati da dei piloti professionisti, a domare tutti questi cavalli. Beh ragazzi, direi che iniziamo la mattina veramente con un esercizio molto divertente e con un'auto molto interessante. Inizieremo facendo esercizi di sovrasterzo e sottosterzo con la nuova GT Coupé 63S. Domeremo 639 cavalli come primo esercizio. Non male. Esercizio consiste nel fare un 8 attraverso quei due ostacoli. Nel momento in cui stai uscendo dalla prima curva, punti già al secondo, in modo che con lo sguardo ti ci porto da andare, ok? Vai. Stretto e quindi ti sei allargata molto la sartro. Ottimo lavoro. Ok, possiamo fermarci anche lì quando vuoi. Okay. Ok. Bello, mi è piaciuto questo esercizio. Promosso! E vai! Beh ragazzi, primo esercizio della mattinata, mica male, fare un po' di tondi traversi con 639 cavalli, io questa macchina già la adoro. Durante la giornata ci alterneremo anche con la E53 e la CLA 45 MG. Io direi che la giornata sta iniziando piuttosto bene, che dite? Beh ragazzi, quando esagerate col gas succede questo. Stiamo andando bene! Beh, benissimo direi. Ma tirata davanti, facciamolo io.
contatto fisico. Oh, ma li facevi meglio di noi all'inizio. Hai visto? Ma è bravissima. È vero, da lì che imparato. Ma ragazzi, come potete vedere, anche questo è il bello di fare questi tipi di eventi sulla neve. Poter sfogarsi e anche superare i propri limiti facendo derapate nella massima sicurezza, perché alla fine schiantato contro la neve, la macchina non ha riportato danni, si è provato a fare una cosa su strada, beh, al posto del muro di neve trovate il muro di cemento. Sono arrivati i rinforzi. Allora ragazzi, passiamo al secondo esercizio, quello dello slalom. In che cosa consiste? Guideremo la E53 coupé e praticamente in questa pista faremo lo slalom tra quei coni. Praticamente danzeremo tra un cono e l'altro cercando di mantenere il controllo della macchina, e anche qui scopriremo il sottosterzo e sovrasterzo di questa novità di casa MG. Quindi guardo il cono e automaticamente a me viene istintivo girare il volante da quella parte. Sbanda, guardo dall'altra parte, ok? Ve ne rendete conto a dove serve gas, perché rallenta la dinamica, l'inerzia. Quindi a quel punto colpettino di gas e vi risbanda. È inutile che girate con lo sterzo, ve lo dico da qui in avanti. È inutile che girate, perché voi girate e andate in sottosterzo. Sulla neve, per far girare la macchina serve che voi date gas e la fate sbandare dietro. Okay. Questo per te è un gioco da ragazzi, immagino, eh? Quindi inizia a sinistra. Visto come hai fatto quello prima. Un po' più là. Ok. Non la mandare sotto sterzo, Marco. Che sennò ti si riduce lo spazio frontale. Devo passare anche lì? Sì, passi qui in mezzo e questo sarebbe. Era una boa di ritorno, diciamo. Ok. Ghiaccio, sta attento. A un certo punto lo svolge la neve, vedi lì per te, quel proprio ghiaccio. Non c'è più neve, stai andando sul ghiaccio. Certamente è proprio ghiaccio, sì. Non è semplice. Non è semplice, vai. Tu dai, usi poco gas, Marco, quindi devi il sottosterzo, sì. Per quello che non ti sbaglio, tu passi molto vicino ai birilli. Ma il problema è che col ghiaccio. Lo so, quindi allargati, giù gas, vai. Bravo, vedi, ti porta lei dall'altra parte, bravo, lascia. Vai, eri un po' in ritardo qui, vai. Ecco l'esercizio, è questo, Marco. Tu gli passi troppo vicino, sembra una Stefano Slalom gigante. Ok. Vai, poco più avanti, ci fermiamo. Stops. Ragazzi, credetemi che non è stato semplice, soprattutto per le condizioni della pista. Io sono stato l'ultimo a fare questo esercizio e praticamente tutti gli altri partecipanti mi hanno tolto completamente la neve. Stavo guidando sul ghiaccio. Non è molto semplice. E poi questa è 53, con i controlli staccati, anche se Formatic tendeva molto al posteriore. Ok ragazzi, prossimo esercizio. Facciamo 3 giri di pista con CLA 45 mg. Chiaramente con i controlli staccati. Vai. Benissimo. Bravissimo. Lasciala andare così. Contro sterza. Guarda il birillo lì. Vai. Gas. Toglilo. Contro sterza. Bravo. Avanti così. Pendolo. Hop. Hop. Contro sterza. Non troppo. Gas. Gas. Bravissimo. Ce l'ho fatta. Vai. Occhio. Vai.
non mandarla mai in overdose. Ok. Vai, frena un pelino, molla, gas, 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 gas. Ok, allora com'è? Così? Ok. Siamo a rally, vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Si potrebbe andare più dritto per far velocità, però non è più divertente. Mi piace la guida un gas, po' più sporca. Gas. No, no, calcola che non c'hai poi tutto. Se parte non la si prende più, eh. Così, stai qua. Aspetta, aspetta che gira. Così. Controsterza, devi essere più rapido controsterza. Vai, vai, vai. Togli. Controsterza, controsterza. Non esagerare, perché dopo se passi l'angolo non la prendi più. Bravo. Vai. Sinistra, destra, sinistra, controsterza, 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 mollala, bravissimo, bravo, 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 c'è andata bene, ma sei stato bravo, dai gas, stai qua, a questo punto stai qua, oh, destra, sinistra, via, gas, 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 no, troppo, abbiamo fatto un po', dai, 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 vai, 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 che sei... Devi calcolare che non puoi avere tanta velocità, sì. Perché se dopo vai fuori, anche se fai la cosa giusta, la macchina non può tenere. Certo. Quindi misura la velocità in modo da poter... Sì, non bisogna gestire. Esagerare. Esatto. Perché deve poter la macchina fare grip, se sei oltre, gas, togli, vai vicino al birillo, aspettalo. Adesso dai gas, guarda il birillo, però dallo anche un po' più progressivamente. Okay. Se la macchina sta già sbandando, non serve dargliene tanto per farla sbandare di più. Vai, guarda dritto, dritto. Vai, 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 vai. Entra, frena un pelino, eccolo qua che volevo, controsterza, controsterza, controsterza un pelo. Aspettala, no? Aspettala, aspettala. Lasciala chiudere e vai. Se lo fa da solo perché è inutile rompergli le balle, no? Oh, gas, un filo, non esagerare. Bello! Beh ragazzi, dal mio sorriso avete capito che questo esercizio mi è piaciuto a dir poco. Molto bello poter girare in questa pista qui innevata, ovviamente affiancati da dei piloti, per cercare di tenere il controllo della macchina. Come sempre ho bisogno un attimino all'inizio di capire un po' come funziona questo sistema di trazione integrale in queste condizioni, perché di tutte e tre le macchine che ho provato, tutte e tre, pur avendo il sistema 4MATIC, avevano dei comportamenti diversi, anche per il fatto che avevano tutte delle cavallerie e motori diversi. Allora ragazzi, siamo giunti all'ultimo esercizio della giornata. In questo esercizio tireremo fuori il nostro spirito di competizione. Se vi ricordate, qui sono nella pista dei primi due esercizi di stamattina, l'8 con la GT63, l'esercizio di slalom con la E53. In cosa consiste questo esercizio? Beh, è una gara vera e propria, perché dovremmo partire da lì, come avete visto, facciamo lo slalom, torniamo indietro, facciamo l'8 e chiaramente ci prenderanno i tempi. Abbiamo anche qualche sfidante tosto, come potete vedere, Galeazzi nazionale, lungo, errore, errore. Il NASC, lui ha esperienza in pista, quindi secondo me sarà tosto. C'è anche Mister Pirello. Ok. Nessuna pietà. Zero. Non siamo una squadra, no, siamo uno contro l'altro. Tutti contro tutti. Ragazzi, vincere o morire. La macchina non ha trazione, c'è ghiaccio e basta. Ah, ho perso un po'. Chiaramente i coni non li devo colpire, altrimenti è penalità. Troppo, troppo, troppo di traverso. Ragazzi, è giunto il momento di tornare alla base, questa volta con classe E53 MDA. La parte più bella di tutto ciò è che... Assistente, prego. Non si torna a casa mani vuote, come avete visto,
nella gara cronometrata sono arrivato secondo, davanti il mio amico Nasca, ma con un distacco di poco meno di mezzo secondo. Come mi hanno confermato nella prima parte della pista, sono andato molto veloce, circa 2 secondi più veloce di Alberto. Però nel secondo pezzo, con l'otto completamente ghiacciato lì, sono andato in confusione. E quindi secondo. D'altronde le gare le vince chi commette meno errori. Comunque, parlando in generale di questa giornata, che dire, giornata fantastica. Questa la posso definire la mia prima vera esperienza, come si deve, sulla neve, e affiancato da piloti professionisti è il modo migliore per imparare a conoscere il comportamento dinamico delle macchine in certe situazioni. Tutte le tre vetture che abbiamo usato oggi, c'è la A45 E53 e MG GT63S berlina, macchine favolose. Beh, quella che mi è piaciuta di più è indubbiamente la GT63, macchina esagerata. E io spero più avanti di fare una recensione come si deve a quella macchina. Chiaramente adesso questa è 53, quindi sono sicuro che ci scapperà fuori una recensione anche su questa. Io ringrazio tanto Mercedes per avermi invitato, avermi fatto giocare di traverso dalla mattina al tardo pomeriggio. E ragazzi, se vi è piaciuto questo video mettete like, iscrivetevi al canale se siete ancora fatto. E come sempre, grazie per la visione. Ciao!